Buongiorno amici di Fiera Cavalli, oggi siamo in collegamento dalla Puglia, dal centro equestre Parco di Mare e siamo con Franco Melpignano, presidente del GIEL, Gruppo Italiano École de Légèreté. Buongiorno Franco. Buongiorno Maria, buongiorno a voi. Sei in ottima compagnia anche tu. Chi è? Sì. Lui è Ussaro, uno stallone murgese, anche lui un abitué di Fiera Cavalli, molto affezionato. Fantastico, e i nostri cavalli murgesi che sono tra le perle della zootecnia italiana, un grande orgoglio, bravo Franco. Franco, tu sei con il gruppo italiano École de Légèreté uno degli interpreti importanti per la nostra Fiera Cavalli. Negli ultimi anni il tuo gruppo è cresciuto in modo direi esponenziale sia a livello di associati che a livello di qualità. Lo scorso anno, e non solo lo scorso anno, ci hai regalato la presenza del grande unico Philippe Carl in Ostrand Arena. Volevo capire da te, quest'anno a Fiera Cavalli il gruppo italiano École de Légèreté ci sarà? Che cosa farà? Se avete già delle idee o se hai delle proposte? Sicuramente posso dirti che il gruppo italiano École de Légèreté ci sarà. Abbiamo già cominciato a poter pensare a un piano. Ovviamente, come dicevi giustamente tu, l'anno scorso abbiamo avuto il maestro, abbiamo avuto Philippe Carl con Ainun, con il suo cavallo. Sarà un po' difficile poter ripetere le performance dal punto di vista della qualità che il maestro ci può donare, ma non è escluso di avere ancora la sua compagnia, quindi la presenza di Philippe Carl, e sicuramente noi del gruppo italiano, quindi io e tutti gli istruttori e allievi istruttori italiani del gruppo saremo presenti. Parteciperete ancora a Arena come l'anno scorso, Franco? Certamente, ci siamo già confrontati in qualche occasione con Umberto Scotti e abbiamo tutto l'interesse a proseguire in questa avventura che è lo Splendid Arena, sperando di far crescere il gruppo dello Splendid Arena, la qualità del lavoro e anche le persone che si avvicinano a questo tipo di pensiero e di equitazione. Sì, che è il pensiero che accomuna sempre di più gli appassionati di Fiera Cavalli. Tu sai che anche Fiera Cavalli sta mettendo ogni anno di più l'attenzione sull'etica, sul benessere del cavallo. Quindi Ostrand Arena che ci regala la possibilità di avere o di capire che con il cavallo si può intraprendere un rapporto di relazione diversa, per noi diventa veramente fondamentale. Bene, Franco, io ti ringrazio per il tuo tempo. Ti auguro di continuare a lavorare in questi mesi come hai già iniziato a fare e mi raccomando, Ussaro, ci tengo che sia presente, me lo saluti e salutami tutti i tuoi ragazzi, ti aspettiamo a Fiera Cavalli 2020. Bene Maria, grazie a voi e ci vedremo presto. Un grande abbraccio.